Il mare, con i suoi rischi e i suoi pericoli, è da sempre stato una grande risorsa per l'uomo, che in esso trovava una delle principali fonti di sostentamento. Anche Agropoli è una città che sente in maniera indissolubile il suo legame con il mare, proprio perché la città che oggi vediamo decenni fa non era che un borgo di pescatori. A fianco a me Pasquale Ruocco, uno dei pescatori storici di Agropoli. Per quanti anni ha svolto questa attività? Tutta la vita. Ho fatto circa 70 anni, di più non di meno. Quando ha iniziato, a che età ha iniziato ad andare in mare? Appena mi lasciai a camminare, un anno e mezzo. E dovevo andare, perché allora, in quei tempi, se non portavo qualcosa a casa, si vede giù. Quindi ha iniziato per necessità, però c'era anche passione per il mare? Passione per il mare, sì. Perché la passione del mare poi è venuta sempre in più, in più, in più. Per il lavoro, che pure mio padre era pescatore, tutta la famiglia è stata sempre in mare. Col tempo però questa attività è stata un po' tralasciata dai giovani, secondo lei come mai? I figli no, non c'è nessuno che faccia più il pescatore, perché la madre non gli piaceva che facevano i pescatori, l'ha messo più lavorando ad altre zone, ma non l'ha messo più a mare. Che metodi di pesca utilizzavate? Io ho fatto tutte le qualità di pesca, sia con la pesca luminosa con gli alici, sia rete da posta, sia pescareggio a strascico. Ho fatto tutta l'attività di mare, che ci voleva l'ho fatto tutte. E i pesci che pescavate, che tipi di pesci? Triglie, marmore, poi c'era il mese di maggio e giugno che facevamo la pesca degli ombrini, pesce di 7-8 kg l'uno, che vivevano solo nella spiaggia di Pesto o a Foggia Sele. E nel pesce che vivevano, che mangiavano zelline, si nutrivano solo che zelline. E allora pescavamo con una rete appositamente fatta per loro. Ci sono degli episodi particolari, simpatici, che la riguardano nella sua attività di pescatore? La riguardo il pescatore, c'è stato che molte volte tremavamo che non vedevamo più la terra, perché chiappava male tempo. Dalla Calabria a venire a Salerno ci voleva tempo, perché quando il mare era grosso, qui ad Agropoli non potevamo approdare, perché era tutta spiaggia aperta, non c'era porto. Allora non ci potevamo venire, perché il mare grosso ci avrebbe menato a ponte, ci avrebbe perso tutto. E tiravamo per Salerno, solo con la vela, il motore non esisteva, eravamo solo vela. E molte volte, quando entravamo a Porto di Salerno, non ci credemmo che ce la facemmo, invece poi la mano di Dio ci aiutava. E la costruzione del porto ha aiutato le attività? Molto, molto, sì, molto. È diminuito il lavoro e aumentato l'attività. Perché poi le barche tutti i giorni le dovevo tirare a terra, dovevo fare il passaggio con le alghe che c'erano qua, dovevo fare il passaggio tutti i giorni, due ore a volta per poter passare una barca. Era sempre lavorato, sia a sera che a notte quando andavo a mare, dovevo metterla a mare, non poteva ancorare, perché non c'era sicurezza, perché era spiaggia. Può raccontarci qualche aneddoto particolare di quando eri in mare, qualche pesce particolare che ha pescato, per esempio? Pesce particolare, pescammo una tartaruga che era circa 3 quintali. E l'abbiamo, un guscio l'abbiamo tenuto un sacco di tempo, che poi si guastava, che non sapeva curare, aveva buttare. Era rotolata vicino e tutti i rete addosso, si aveva messo e morì già vicino alle rete. Involontariamente, senza manco saperlo noi, come c'era venuta questa tartaruga qua. Allora, prendevo un delfino maschio, ti devono 50 lire per regalo, la finanza. La facevo vedere e ti devono 50 lire. Se era femmina ti devono 100 lire, perché non pigliava, non faceva altri delfini. Se era femmina ti devono un doppio. Mo si uppai, ti mandano in galera e immediatamente arrestano. E dei posti di Agropoli del passato che ora magari non ci sono più? Beh, i posti, allora non c'era, sembrava una bella vita perché non avevamo niente, le strade non erano asfalto, le macchine non esistevano, passava una carretta al giorno, due o tre carrozzelle che facevano il taxi per la stazione, il carrozzello con i cavalli, quello era, non c'era niente. Quali erano i vostri passatempi quando non eravate in mare? Quando erano passatempi? Facevamo l'aquilone.
E ci spassavamo così, con un cerchio di una bicicletta vecchia. Lei ha vissuto anche quindi gli anni della guerra. Nel dopoguerra, com'era la situazione ad Agropoli? Per la guerra sono stato in guerra, ho fatto 4 anni e mezzo. Ringrazio Dio che mi ha fatto tornare vivo, perché in 30.000 dove eravamo, 30.000 ne abbiamo tornati 150. Per conseguenza è stata una scelta dal Padre Eterno, non è che c'era furbizia o cosa. C'è molta nostalgia, sono brutti ricordi quello là. La mattina caricava un camion di carne umana, non sapevo di chi era. Era bruttissimo. E ad Agropoli in quegli anni come si viveva? Ad Agropoli si viveva con tanta fame, perché c'era la tessera, 50 grammi di pasta, 25 grammi di pasta e 25 grammi di olio a persona. Quando lo trovavo, quando non lo trovavo, non tenevo soldi, non te lo devono. Del passato lei ricorda qualche evento, qualche manifestazione che si svolgeva che oggi si è persa? Beh, io ricordo in un particolare solo, che ce l'ho ancora a casa, un complimento degli americani, che ha detto un aereo americano nel 50 o 51, non ricordo bene, è caduto qui a largo, a 3 miglia a largo, e abbiamo visto la fiammata della benzina quando è caduto a mare, abbiamo visto una fiammata in acqua e ci siamo resi conto. A notte e mezzanotte ho visto sparare un razzo, ho preso la barca di aiuto. Come sono andato io, ne ho venuto da Castellabate, da Salerno, hanno visto tutto quanto. Siamo andati e abbiamo salvato due ufficiali. Li abbiamo portati qua, un capitano e un tenente. E c'era Villa Igea, c'era la clinica, il professor Mario Paone, che stava qua, chiamata Villa Igea, gli ha fatto il pronto soccorso. Allora, stabilisce bene, poi ci fecero una convegna a Salerno di ringraziamento. Perché senza ordine di nessuno, di nostra volontà, non c'era nessuna moneta che ti poteva pagare. Ad Agropoli i pescatori sono legati alla Madonna di Costantinopoli. Com'era il giorno di festa? Molto, molto bella, molto bella. Non c'è nessuna barca che non va a prezzo. O con gli amici, senza amici, sono tutti quanti. Risento molto il popolo d'Agropoli per la Madonna. Prima era più sentita o Un po' di più, era di più, ancora di più. no? C'era qualche tradizione particolare legata alla Madonna? La tradizione legata alla Madonna era che tutti quanti apparavamo a barca con le bandiere italiane, con i fiori, facevamo quanto più era possibile per abbellire rispetto alla Madonna. Le scuole invece, lei che scuola ha frequentato? Fino alla quinta, già era un professore fino alla quinta. La quinta serale, perché ognuno viene a pescare, non poteva andarci la mattina che doveva andare a mare, e faceva la quinta serale. Dov'erano le scuole ad Agropoli? Beh, le scuole erano state sempre parecchie Agropoli, non erano cattive. I miei professori, le maestre pure erano brave. C'erano 5-6, quasi tutte donne allora, maestre femmine. Dove erano situate, le scuole? Agropoli Vecchio, sopra Agropoli Vecchio, una zona di Agropoli che chiamavamo Reto Surcil. In dialetto nostro, dietro, nelle vicinanze del castello, quelle zone là, ce n'erano quattro là che stavamo a una parte, prima, seconda, terza, quarta, stavamo a stanza a stanza vicino uno con l'altro. Con l'inchiostro c'erano i calamai che mettevano dei banchi rotondi con l'inchiostro, come una portacenere. Quando finiva andava al comune, tirava una bottiglia e c'era un vigile apposta, aveva una bottiglia di inchiostro, la portava a maestra, riempivano i calamari e la cupinina bagnava la ginta e scriveva. Prima ad Agropoli venivano in molti a girare dei film proprio perché i paesaggi erano belli. Ad alcuni hanno partecipato anche gli agropolesi. Sì, siamo stati una ventina che abbiamo partecipato, particolarmente i marinai, perché il primo film che faceva il Tesoro di Montecristo. Il Tesoro di Montecristo l'abbiamo girato da Trentova e la banchina qua, che c'era Gianna Maria Canale, che stava con il marinaio di Gibilterra, abbiamo fatto pure due cose. C'era Chamorro con il furter,
il Conte di Montecristo. Il Conte di Montecristo era, abbiamo girato da questa banchina e giù a Trentova, che poi la sera si giocavano un culo i femmine. Tutti gli attori giocavano tutta la notte o io non dormivo. Invece per quanto riguarda i cibi, un piatto tipico che magari preparavate? Piatto tipico a noi, allora la pasta ceci chiamavano la butta paziente. Butta paziente significa che si inchiava la panza dei poveri. Oggi è un pranzo speciale, ieri era butta paziente. La sua famiglia, la famiglia Rocco, è stata tradizionalmente sempre una famiglia di pescatori. Io ricordo il nonno era pescatore, mio padre pescatore e noi figli pescatori. Solo che eravamo una famiglia numerosa, eravamo 10 figli. Io mi dichiaro di essere come hanno piacere il baccalà, perché sono stato congiato del sale che è l'acqua che abbiamo avuto addosso e ci ha tenuto sempre l'acqua di mare addosso. L'acqua dolce, la doccia non esisteva. E siamo conservati come un baccalà. Un baccalà è conservato anno solo per il sale. E così siamo pure noi, conservato col sale. Tituccio Vesticchio, uno degli storici pescatori agropolesi, per quanti anni in mare? Io a 7 anni andavo a pesca con mio padre. Quel periodo là c'era la fame, chi mangiava e chi non mangiava. Il mare però era pieno di pesci, però tutti quanti tenevano barchette 4 metri, 5 metri. Ma invece il vlog è nasciuto barche di 10 metri, 12 metri, 13 metri. Prima mettevamo, non so, 500 metri di rete e pigliava 50 kg di pesce, 20 kg, 30 kg. Mo mettono 5.000 metri di rete e non pigliano i pesci per campare. Questa è la vita romana. Però io a 7 anni io andavo a pesca con mio padre. Però se non facevo quel mestiere là non c'era niente da fare. Però i mazzati che ho avuto da mio padre ne portamangano cavallo quando ammazzate ho avuto. Perché? Perché un po' che era, un po' quando facevo mare agitati, il porto non c'era niente. Qua non c'era niente, non banchini, non sottobanchini. C'erano i fricci qua sotto e c'era quel poco di spiaggia. Quando c'erano poco mare agitato, a mare non ci si poteva andare. E allora un rifornimento si aveva fatto estate, comprava, non so, i ciceri, i fasoli, un po' di olio e riveniva a mangiare quello là, perché d'inverno non si ci a pescare, non ci potevi. Parecchia gente, certo, gente, non è che mangiavano tutti. Io parlo prima di Mussolini, che era il legge nostra, con la scuola che ci ha fatto la prima elementare 30 anni. Va detto un professore, non so, va detto un professore di scuola che mi cacciava la scuola e non ci fu niente da fare. Questa è la vita che era poco. Poi, mano a mano che io facevo grosso, mio padre andiamo a pescare e ha già fatto fino a 70 anni, sempre un marinaro. Lei ha iniziato quindi l'attività da pescatore per necessità, ma le piaceva anche la vita di mare? O facevo quello o ammazzato in cerno tutti i giorni perché io non sapevo fare altro, un muratore non sapeva fare, un fontanare niente, allora il mare c'era, però c'era pure guadagno. Io mi ero già sposato, sono 31 anni, ma i primi anni che mi ero già sposato io pigliavo i pesci fino a 40 kg, 50 kg e allora cercavo come a fare un figlio, però la vita si cambiò e che ci ha fatto? Un figlio mi va, se non lo faccio, come ti va a mangiare lui? Questa era la vita prima.
La differenza tra il mare da allora e di oggi è più pescoso oggi oppure era meglio prima? Ci sono famiglie che adesso con il mare non arrivano a fine mese, che si sa da ricchi, perché i pesci che in genere danno, io con mio fratello mi arrivato a pigliare una volta 4 quintali di seppia, non ne pigliano perché alla fine non ne hanno pigliato chi 5, chi 6, chi 7. Quando viene marzo, aprile, poi ne pigliano 10 kg, 15 kg, che sia, però i pesci che c'erano prima non ci sono mo, perché? Perché mo è nasciuto 40 barche, ogni barca porta 5.000 metri rezzi. Tanni i barchi erano pochi, chi ne portava 300 metri, chi 400, chi 500, e i pesci in genere. E c'era solo la pescariera Carola, che si comprava tutto lui. Ora è uscito pescarie, i cami vanno a comprare salenni, portano da tutte le parti, quelle a vedere i marinari. Però noi abbiamo avuto temporale, burrasca, tempesta, a mare abbiamo acchiappato tutti i temporali. Io quando ero con una barchetta piccola, che aveva la roba, pure già rischiato la pelle parecchie volte, e già tornato, però certe volte con un'amica romica, Sapatucci, non so se la sapete, tenemmo una barca che c'era a Banano, ma stanno in padre Franco Giordano, e trasso da una tempesta. E allora già io prevedo, non so chi c'era, tanto Ron Carmelli, ma parlano 40 anni fa, sono venuti in campagna, tutti i mamma nostri, i padri, i frati, allora stanno tutti in coppa a banchina. Dice, ma perché sono andati in campagna? E chi dice che di tutti non torna, Sapatucci non torna, o mare forte, o vento forte, secondo me ci sono tutti lui, diciamo morti, che ancora siamo vivi. E che era nei tempesti, perché? Non c'era il motore, non c'era esistito, non può crevere, l'aizzava, ma quando trasso un vento forte roba, che fai? E il Signore non l'ha salvo. Questo, un'altra volta, ma ci ha salvato. Ma lei in rete, in dialetto posso parlare, ma lei in rete a San Marco. E mi appoggiai, si dice appoggiato, ma mi mettete un po' che dormo sotto la prua della barca. Da fuori, ma dormite un po'. E in quel momento lo raccontai pure a linea blu, linea verde, quando era venuto. E che mi ha già sognato un po' con il Signore, vestito bianco, e fatto così vicino a me con la faccia. E mi dice dai, ma non vorrete niente. Però volete significare dire il rezzo, che se no cade in testa atrás. Quando scendete sotto la prua della barca che dormia, chiede Signore, ma non ti ascolta, e mo me la fa salvare pure. Tra il rete, ma il motore è già in rete, perché tanto tenevano 6 cavalli. E già in rete il motore, come lui è? E botte forza, venite in un po' che la marina a casa, e mi salvai un'altra volta, ma già salvato parecchie volte. Com'era questa zona prima che facessero il porto? Prima, quando mi ricordi, che era piccolo, fino a che era piccolo, poi già ho cominciato a capire, e non c'era niente, non porto, niente. C'era la spiaggia che c'è stata sempre, sotto a qua, come si dice in dialetto, i preti, i vricci, fino a sotto a qua c'erano tutti vricci, e il mare quando faceva sotto la finanza, il mare si pigliava i barchi, si pigliava tutto, perché non c'era niente davanti. Ma non ha fatto un porto, il mare sì, pure quando è agitato, però pure vanno in barca sotto l'acqua, con tutto il porto vanno in barca in punto. Però che era la vita prima non esistivano i motori, non esistivano i varricelli che sarebbero i sarparezzi che rirrotto. Avevamo tra il rezzo a mano. Quando trasiena a Buriana una tempesta, che la vela, la vela e voca i remi. Però i motori, chi ti dice? Dove erano i motori? Ora sono tutte barche a motori, chi danno 1000 cavalli, chi 500, chi 300, e la pelle la portano a casa. Ma se non c'erano i motori, come una volta, chi? E come venivano in terra? Ora sono usciti questi motori a naffata. Mettono i motori con tutta l'acqua, con tutto il malattia, i motori a naffata partono sempre. Prima tenevamo roppa tanti anni, un motore a benzina, si imbornì la candela, si imbornì la calotta, e avevamo che i remi a vela. Però il vento era forte. Ah, bella, l'abbiamo rischiata parecchie volte, non è che l'abbiamo rischiata. Certe volte, un mare forza 6-7, l'abbiamo trovato a pesca. E bottere forza, bottere, l'abbiamo trasuto. Lei ha partecipato anche a dei film, vero? Ne abbiamo fatto 3, ne ha già fatto, però là pure rischiava la pelle. Ma per esempio mi ha fatto gli Argonauti, poi mi ha fatto il Conte di Montecristo, mi ha fatto il Marinare di Cibilterra. Però chi che mi ha fatto a Pallinuri, ma e quando loro dicono tu devi saltare la coppa alla montagna. La coppa alla montagna, ci capito? Ma io mi mandavo la coppa alla montagna perché ne rinne 6.000 lire. 6.000 lire a giornata, poi ne rinne un cestino.
Però io chiappavo 15, 20.000 lire quando mi facevano una con un cestino, la coppa una montagna. Dice tu la coppa una montagna, tu con un mostro appresso e te la mano a mare. Con tutta la sporta ancora. Dice tu che ho preso un mostro, ma io mi votavo, mi veniva a riso. Un registro ci deve non a rire. Ma che ne sa, ci non puoi venire da me. Comunque se ti mettivi a fare, io seguire te ne mannava. Quando arrivi sopra quello scoglio, tu ti vieni a mare. Con tutta la sforza addosso. Poi un'altra volta con una spada alla torre, dice quando ti mbila così, tu ti mina abbasci, ma abbasci a dove facevi? No, ci sono i matarazzi, ci sono le coperte, tu ti ramano in coppa che i matarazzi quando ti mbila così, che sarebbe che sei morto. Ma tutti i parti pericolosi. Cosa mangiate? C'era un piatto particolare che si preparava? No, mia madre, poi tanto c'erano in dialetto, non so come si dice, la fornacella. C'erano i casi che i fornacelli, che i carboni. Ma tutti quanti teniamo la bombola, teniamo la stufa, teniamo la cucina. Tanto c'era un camino che faceva sempre pasta a fasù, la polenta, pasta a cicere, veniamo a pescare, mangiamo pesce la mattina, con lo yonno, la sera. Un pane se ne trovava poco però. Mio padre per trovare poco pane, c'era una scialeria che era venire ad Agropoli, che era ad Agropoli. Mio padre teneva 10 figli. E dicendo, devo dammi un po' di pane. Però mio padre faceva tutto l'articolo di mare. Gli mi venne i meloni, gli mi venne la paglia per fare scopa, gli mi venne i pere, gli mi pigliare a Cammarota, gli mi pigliare i rangi, come si chiamano, i mosciatori antiche, che le cose segrete. Portammo tutto da Agropoli. Perché? Perché non c'erano i camion niente. Come c'erano i camion, noi non abbiamo potuto fare niente più che i barchi, perché roba non erano i camion. I meloni, roba, i peri, pigliavano a Agropoli e portavano a Salerno, a Napoli. Questa era la vita di prima. Ma invece la vita di ora non è buona, perché io mi ce l'ho a 30 o mare, ma voglio venire tutte cose. Però queste che ci stanno ora, a mare non la tirano la vita a Napoli, perché i pesci non ce n'hanno. Chi pigliano chili, chi 2 chili, chi 1,5 chili. E la naffeta, non pigliano manca la naffeta certe volte. Certe volte la naffeta non la pigliano. Però se lamentano, questa è la mare. Siamo con Gennaro Benincasa, salve. Allora, lei era un pescatore, un'attività che faceva per vivere o anche per passione? Per vivere, sempre per vivere, mai per passione, sempre per vivere. Trascorreva molto tempo in mare? Sempre, come partire a luna, a notte, ma si trovava verso il 9, 9:30, 10, venire da lavorare, poi andava a casa. Mangiavano poco e io mi dico, si mangiava poco, non sai, e no, si mangiava sempre pesce. E quindi sempre attività, sempre lo stesso. Andava a notte, quando lui, quando i due partiva, andava tutta la nottata. Sempre in bus, scalzo. E che si faceva?
Sempre le scarpe degli estati, senza scarpe, senza niente, senza stuvale, ma poi se ne stuvale. Prima sempre in un freddo, per vivere. E lì, sempre per vivere. Poi, un giorno abbiamo buttato il resto e un altro amico, e abbiamo pigliato un pesce, 30 quintali, io e un altro amico. Abbiamo lasciato, poi c'è un altro barco, hanno portato a terra perché noi saremmo molto ricchi da salpare. E mi è stato parecchio tempo, e hanno portato a terra, hanno già la fotografia, se no va a fare la fotografia, 30 quintali. E che pesce era? Pesce vacca. È buono? Chissà, ha mangiato, a me mi piaceva, perché faceva sempre pesce crudo. Sempre pesce crudo, la piccola, quando tenia 7 anni, sempre pesce crudo, e ci ha mangiato una vita. E fino a tutt'ora volesse fare una mangiata di pesce. Fresco. Non ho accorto. Fino a quanto tempo fa ha fatto questo lavoro? Fino a 92 anni. Giovani oggi praticano la pesca oppure è un'attività un po' dimenticata? Sì, praticano la pesca, però non è come oggi fatti io pescatore. Loro sono imparati verso le note, 20 anni, 30 anni. Io ho già fatto la pesca, tenia 6 anni. Quando io che masticavo a vela, tanto si partiva, si faceva a vela. E ingappavamo pure sempre, si è stato in bestia proprio, parecchie volte. Mi hanno ingappato in bestia proprio. Io ero piccolo, piangeva sempre. Che mi appavorava che moriva. E mi diceva, la madre di Dio, ne salvavamo sempre. E si è tirata sempre la vita. Sempre la piccolina c'è stata, in una certa età. Sempre, c'è stata sempre scalza. Quindi lei è cresciuto a mare, praticamente? A mare. Da 6 anni, sempre a mare. E mio padre che faceva solo i pescatori. Noi non andiamo, che avevamo la roba. Andiamo a pescare con altri amici, i parenti, i zii miei, i fratellini di mia moglie, di mia madre. E senta, com'è cambiato oggi il mare rispetto a ieri? Si pescava di più in passato o oggi? Si pescava di più, però erano altri pesci, non oggi. Oggi sono tutti inquinati. No, i pesci di oggi non li mangio. Là qualche giorno, qualche volta. Mi mangio acciuga e poi non è andato più. Ma non mi piacciono i pesci. Allora mi ha mangiato tutti i pesci grossi, tutti. Mi ha mangiato fino ai velelle. Certe cose si chiamavano i velelle, che io non coppa l'acqua, li squartavano i quintali. Però per me non c'era un quintale o mare. Prima di fare la porta, vivevo fuori il bagno, sotto il commento chiamato. In dei pozzi, prima facevo l'acqua fredda e poi facevo l'acqua calda. Chi arrivava la mattina trovava i pesci in dei pozzi, che nessuno toccava, io si stavano i pesci. Ma era una cosa troppo bella. Quando mi dico era una cosa troppo bella. In dalla marina, dalla spiaggia, in dalla marina, non era così. Era tutta sabbia buona. Là si veniva, ti ambandito. Pure venivano gli stranieri, venivano americani, venivano tutte le nazioni. Se facevano un bagno era sempre pieno. No. Adesso è vuoto? No, ma non è buono, ma non è sabbia, è terra, non è sabbia. E prima era tutta sabbia, ma bella era. Ma vedete che è troppo bella. Prima straccavano l'ali, che erano lunghe. Ora straccano l'ali, che sono così. C'è la frenzia, è male. Inquinato il mare, avete capito? Non sta qua per dire là. Prima c'erano i cammarini e poi c'erano a mare, però non c'era la gente prima, venivano da tutte parti. Il caso erano poco. Chi era un'altra cosa prima, si dormiva una parte, si dormiva un'altra, venivano qua per scuola. Avete capito? E non si dormiva. Senta, lei è andato a scuola? Gli parlano, poi io li atticcio. No. Non le piaceva? Eh? Non le piaceva? No, non mi piaceva. Sapeva solo leggere.
Era già tanto, eh? No, c'è tutto il resto, però ho 40 che non scrivo. È un po' di tempo, quindi l'ha dimenticato? Sono 40, certe lauree, certe cose, una cosa fa. Io ero da parte, che una cosa. Ma si ricorda dove andava a scuola? Dov'era la sua scuola? Coppa Acropoli, era la Sirfilli, si chiamava. Lei a scuola. E lì, che non mi partiva sempre, la maestra. E pigliava il biglietto proprio. Basta, disse basta adesso con la scuola. Però mi faceva capisci quando facevo soldati. Mi faceva battere forte, mi scriveva, mi capiva mia madre, e pure mia moglie mi capisce. Mi sapeva con parole, io scrivo buono, che si sa fare questa parte. Lei ha sempre vissuto ad Agropoli, è cambiata molto la città. Sempre Agropoli. Però era meglio antica che oggi. No, oggi non mi piace come hanno fatto. Antico d'Italia, prima in un paese, prima a Don Battiglio, palazzo 200-300 anni, che ancora esistono. Io ero in 6 anni per i palazzi già vecchi. Figurato, guarda tanto. Quali erano i luoghi di ritrovo? Dove si incontrava con i suoi amici? No, con amici, sempre in piazza. Bascia la marina, che era la vita. Bascia l'altro. Che era la vita, poi quando era vogliuto, noi andavamo a pescare, io mangiavo i cevoli, in giacca, stiamo i cevoli, mezza piazza, stiamo i cevoli, fino a lungo iulo. Ma lei dove è nato? Agropoli. E quali? La Marina. Perfetto. Lei ha fatto il soldato? Sì. Quali sono i ricordi di quegli anni? Com'era la guerra? La guerra, ma vi spieghi com'era la guerra. La guerra si mangiava. Quando si mangiava un altro giorno, si mangiava sempre riso, dopo 40 fino a 43, un riso è l'11, e un mescolo di riso a sera, e non è andato più. A mattina non era caffè, era acqua così, acqua intrecolata, però senza mangiare, fino all'11. E facevamo marciare 40 chilometri, tutti i giorni. Poi c'è stato in Jugoslavia, e ne ha fatto 6-7 mesi in Jugoslavia, là si sparava sempre. E c'è stato sempre uno che mi ha fatto sempre i fatti miei. E allora, mi ha mandato da una parte, voglio raccontare una cosa. Ma per un paese, mi ha mandato, certo sono 15 soldati. Penso che avevamo fatto perché io appartenevo a Eugenio Astiri. Prima mi hanno alluato in Eugenio Pondieri. Per fondo. Mi hanno alluato Eugenio Pondieri e mi mettevo in Eugenio che io cavavo picco. E mi piaceva. E mi mettevo sì. E allora ci mettevo in una casa. Erano due stanze. Non trovavo, tenia 9 figli femmine. 9 figli femmine, però non erano tanto grandi. E quando tra 6 mesi che ci ritrovavamo noi soldati, avevamo passato 90 criature. Io che facevo quando mi ritrovavo? Ah sì, pigliavo i panni, i commigliavo, e poi mi addormivo in un'altra stanza. Ma non c'erano i fedenti. C'erano i fedenti, caporali, i soldati, non erano tutti come me. E a me mi dispiace, capito? Poi è venuto un giorno, e c'è stata la strada chiesa. E allora mi ha camminato assieme con i soldati, tutti quanti, 15 metri, 30 metri ogni soldato. E mi ha camminato perché mi ha vestito la merda, perché c'era di ribelle. E cascava in una puzza. E 6 a mattina. E 6 a mattina mi ha già spacciato 2 giorni. Ma non voglio parlare, mi sento interessante. Allora io, un puzzo era ragazza così, quando racconta la gente, nessuno mi crede, un puzzo era ridotto. Per fortuna quel puzzo mi arrivava fino a qua. Io non potevo salire, in coppa, perché non potevo salire? Me l'avevo in mano e non acciappava una spina, non acciappava niente, guardava giorno di camacino. Ma sono belle, ma ci
Un momento, sai, io non potevo camminare, non mi potevo capire, perché con una mano mi tenia. E con un'altra mano, per esempio, per io, lei, sincera cosa, non mi tenia. E via, il ciubello significa che portavi i proiettili. Erano due cassette così, uno o l'altro. Poi tenia una bomba qua, una bomba a mano, un'altra bastone, una bomba a mano. Poi dovevo mischiare in culo, e lo metto in capo di fila. Capito? Non poteva salire. Chissà, la mano di Cristo, la mano del Padre Pio, io tenia un santo, in la sacca, tenia un santo che mi voleva mia madre, diceva, tu hai cinta lì. Parte di questo santo, che Padre Pio è ancora vivo, e lui è stato nuovo quando era vivo. E mi dava tutto un buon. Però non ci ha mai pensato mai un santo. Sì, la volta. Le 6 la mattina mi ha già spicciato le 2 giorni. Le 2 giorni. Poi la compagnia non sapeva di essere arrivato, i soldati non sapevano. Allora ci ha trovato uno sclavo. Uno sclavo. Che non mi voleva dire, né che sei italiano, né che sei italiano, non ho visto italiano. Io mi dico, ho morito di sparare il cavallo. E ne sei le 2 giorni. Capite? Ma voglio dire che io ho già sbagliato. Me ne hanno a spina, troppo tanto tempo. E allora me ne vanno, vado a girare. E vedete, una spina lunga, sembra che calla a posto. Una spina proprio lunga. E però questa spina. Ma tenete la spina, però, ma tutti i sciangai, ma la spina su un tavolo, facete una sciangata in bacio. Ma quando ci è arrivato, già saluto in coppa, ci è arrivato a me, mi ha messo a corso, così poi ci è trovato tutto il globo che arrivava, che questo visto, dice, soldati come me, militare, no, non è che sei italiano, io mi trovo, perché se me c'è notte, io marcerino, senza altro marcerino, io mi trovo a resto, vediamo come scherzo, ho maudito di spazio, dice italiano, buono, là, coppa con lì. 2000 metri, sempre a corso. E l'amore? E l'amore? Ah, oh, con mia moglie aspettavo 10 anni. Come ha conosciuto sua moglie, si ricorda? Ah, no, sì, io ho conosciuto, mezzo rinato, perché si è baciata Marina. Non conosceva, così. Però qua, è stato qua, si guardava un bacio. E siamo dalle 140, avrei detto una volta, mezzo rinato, sì, era mio. E pezzo di che... Ah, carosciette, ma quando è entrata la mamma, chi è che lo soldato che ha sciuto le caine? No, chi è un frate cugino romano, rispondette la nonna, è un frate cugino, diceva. Allora, ha detto che Agropoli è cambiata tanto rispetto al passato. Cosa le manca più dell'Agropoli di una volta? Una cosa di tutto, ma no, per Agropoli erano 7 case, ma la gente erano poco. Eravamo tutti ogni notte, la bandina ruagliuna, la trendina ruagliuna. Ma non ci sta nessuno. Sono io e nato due frati cugini. E poi non ci sta nessuno come a me. Ma quando capì? Quando hanno detto? Io mi sperti, io rispondo veramente. Siete rimasti in pochi, quindi? Io nato due. E lei da me. Io sono prima di tutto, però. I 3 anni e 2 anni da voi. Uno di anni, non di sei. E si mette in giro, mi mette in bocca. Nessuno. Mosè, la tengo.
lingua voglia recantare. Chi vuole insieme a me pota venire. Non serve ave una voce da tenore, che a casa da cantare con lo cuore. Non serve ave una voce da tenore, che a casa da cantare con lo cuore. Salve, siamo con la signora Domenica Abbate. Salve, lei che mestiere faceva da giovane? Lavoravo nei campi. E com'era la vita dei campi, si ricorda? Bellissima. Quali erano i prodotti della terra? Si faceva la raccolta delle olive, la vendemmia, si raccoglievano i fichi, si zappavano le piante. Lei ha sempre vissuto ad Agropoli, com'è cambiata la città? Com'era prima era più bello, adesso non tanto mi piace. C'era un luogo, dei luoghi tipici dove le piaceva trascorrere il tempo e che oggi invece non ci sono più? Ma sempre in campagna. Era in campagna, quindi... Più divertimenti. Quindi si ritrova in campagna con i suoi amici. Sì. E che giochi facevate? Ma quello che fanno i bambini adesso. A settimana giocavamo con le bambole, tutti quei giochi si fanno adesso. Si ricorda qualche filastrocca di quando era bambina? Vagamente. Senta, quali tradizioni del passato, oggi cadute un po' in disuso, che si sono un po' perse, si ricorda? Ripeterò la domanda. Quali tradizioni del passato, magari in occasione di una festa, quali feste c'erano in passato che oggi non si fanno più, non esistono più? Ma come vedo, mettiamo Pasqua, Natale, che si festeggiava, si stavano tutti in famiglia, 2 o 3 giorni, adesso non è più così. Non le fanno più le tradizioni così. Quali erano i piatti tipici che oggi non si preparano più? Si ricorda qualche ricetta? Vogliamo darne una? Per esempio la minestra maritata, allora si facevano con 3 o 4 verdure, broccoli, di cavolo quelli neri, cappuccia, poi che c'era più scarola e poi c'era il salame che si faceva col maiale, chiamato noglia, si bolliva tutto assieme e poi si friggeva l'aglio e si buttava dentro con l'olio. Era una squisitezza. Si ricorda cosa accadeva durante la mietitura del grano? Sì, lavoravamo tutti assieme durante la giornata. Poi di sera si divertivano tanto perché incominciavano a cantare, suonare, si ballava e si stava tutti assieme. Si trascorrevano delle giornate meravigliose. Com'è cambiato il lavoro dei campi oggi rispetto a ieri? Tanto. Adesso non si fanno più manuali, ci stanno i mezzi e si lavora poco. Si ricorda com'era la vita nel dopoguerra? Si ricorda qualche episodio in particolare? C'era povertà? Ma diciamo, perché le famiglie erano numerose e i sacrifici erano tanti e non c'era tanto benessere. A casa sua? Casa mia no, non è mai esistito. Eravamo una famiglia numerosa, però si stava bene. Si lavorava notte e giorno, ma si stava bene. Che ricordi aveva di quando andava a scuola? Ricordi che andavo io, mia sorella e mio fratello assieme. Allora non c'era la possibilità, che andavamo tutte e tre, di comprare un libro ciascuno e ne avevano comprato uno solo. Ero io e mia sorella, facevamo la seconda elementare. E la signora maestra che ci faceva a scuola, dovevo leggere, una volta io, una volta mia sorella. Poi ci litigavamo e ci picchiavamo. Ma prima erano botte, c'era la bacchetta. Andavamo sempre con le mani gonfie.
Poi ci faceva portare i ceci, i fagioli da casa, ci inginocchiavamo sopra e là ci faceva passare un quarto d'ora. Poi quando era la fine dell'anno, che aveva già due volte mi sembra, mio fratello non era stato promosso, ha preso delle botte, ma tante botte da mio padre. Si ricorda il nome della sua maestra? Era la moglie di Caruccio, Pina Caruccio. Da quanti anni è sposata? 50 anni. Si ricorda come ha conosciuto suo marito? No, me l'hanno presentato. Ci racconti. Allora siamo stati fidanzati 2 anni e mezzo, ma allora non era come adesso. Quando veniva, che io abitavo qua, sono nata qua, come entrava la porta di casa, si sedeva con mio padre e mio nonno e giocavano a carte. E io seduta con l'uncinetto in mano e lavoravo a fare il merletto. Poi se ne andava e veniva dopo 3 giorni. È sempre così per 2 anni e mezzo. Poi fammo venire in mente buono. Abbiamo fatto la promessa di matrimonio 8 giorni prima di sposare. E sono venuti quelli che suonavano. Mia mamma era andata a portare i suoni a Agropoli con l'asino. Prima non c'era la macchina, la strada non era buona. E mio marito si era seduto vicino a me, mi vuole dare un bacio. Mia nonna se n'è accorta e quando è venuta mia mamma mi ha fatto picchiare. 8 giorni prima di sposarmi. E questo è tutto. Erano proprio altri tempi. Io quando mi sono sposata, si dice che il giorno più bello della vita di una donna è il giorno quando uno si sposa. Per me è stato il giorno più brutto. Solo quello però, poi dopo è stato così. Sì. No, dopo è stato bello. E tuttora siamo arrivati a 50 anni. Vuole dire qualcosa a suo marito? Grazie. Sono nato a Lucilento e me ne vanto. Sono nato a Lucilento e so contento. E fino a quando campo si tengo voce canto. Sono nato a Lucilento e me ne vanto. E fino a quando campo si tengo voce canto. Sono nato a Lucilento e me ne vanto.